Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Mirage. Siamo... Allora, io innanzitutto ho preso qualche altro frammento di quelli che ci servono per andare a sbloccare la stanza. Cazzeggiando qua e là per la città, ho trovato anche il cartografo che con le monete praticamente... queste qua del sapere ci dà modo di comprare varie mappe di varie varie cose preziose, solo che io non ce l'ho, c'ho 4 di queste, 0 di quelle, però ecco, vedete, ne ho presi altri, un altro paio mi sembra, ne avevamo presi 3 insieme nello scorso episodio, ne ho presi altri 2, sono anche motta. Ho preso questo collezionabile, una croce cristiana nestoriana del regno di Silla, unificato, situato a est della Cina. La croce nestoriana era associata alla chiesa orientale. Questo oggetto potrebbe interessare a Dervish, portalo al suo smercio. Allora, nel frattempo sto andando... Se ci riesco... Sto andando praticamente... a uno dei nuovi studi degli assassini, degli occulti. Beh, è sempre meglio stare in guardia. Cosa? Oh, quell'altro non si è accorto di niente, rimane là, ma io dico, no, il tuo compagno viene da qua, sparisce, e tu? Boh. Ma che... niente, zitto, buono. Allora, adesso io, come dire... Era lei che c'aveva? No, era quest'altro. Allora, vediamo un po' se riesco a fare la furbata. Non la posso neanche uccidere perché è una civile. Fallovo. No, stia zitta. Stia zitta, la piglio a cazzotti. No. Guardie! Qualcuno chiami le guardie! Ma non l'ho derubata, ci ho provato. Borsaiolo. Senta, mi consenta. Posso prenderla a cazzotti? Qualcuno mi... Aspetta, non la posso prendere a cazzotti. E niente. Vabbè, me do, capito, va. Allora, andiamo al nuovo studio, quindi. Che sta qua sopra. Eccoci qua. E andiamo da Abbassian, l'asso dei bastoni. Studio Abbassian, ok. Chissà se qui vicino c'è... vabbè, vediamo. Vedo che il nuovo studio di Abbassia è ben sorvegliato da un solerte Rafik. Basim, mi cogli di sorpresa. Stavo leggendo poesie. Oh, di chi? Della poetessa di corte Arib. Le sue parole sono cinguettii celestiali. Ah, sì. Ho letto le sue opere. La mia amica Nihal e io ci intrufolavamo spesso nella casa della sapienza da ragazzi. Passavamo ore a leggere di dei e djinn. Ho sempre amato questo posto. La casa della sapienza non è quella di allora. Ah, il nostro amico Ahmad ibn Musa è lì, vero? È andato alla sua bottega, se ben ricordo. Sì, gli ho scritto perché ci aiuti a sistemare questo studio. Ma non ha mai risposto. Le mie spie non hanno notizie. Nessuno lo vede da una settimana. Così, uno dei famosi Banu Musa è svanito nella casa della sapienza. Sì. Dirigiti là e scopri che ne è stato. Sarà fatto. Va bene, allora. Nuovi contratti sul pannello. Sì, ho capito, però adesso non mi interessa, ciccio. Mi hai dato un caso? Posso dire? Mi dici qualcosa? Tabit, avrei qualcosa da chiederti. Tipo? Certo. Ma io lo so. Parla di Ahmad ibn Musa, parla di Abbasian, parla dell'ordine, parla di Rafiki. Dimmi qualcos'altro di te, Tabit.
Di me? Oh, c'è poco da dire. Adoro la poesia. Ti basta? Andiamo, non essere modesto. Come vuoi. Vengo dalla Nubia, una terra arida sotto l'Egitto. Mio padre mi mandò al Cairo a studiare l'Islam. Là imparai a coltivare un forte senso di giustizia. E la corruzione del Cairo era molto ingiusta. Ci ribellammo. La rivolta fallì e io fuggì a Baghdad. Gli occulti mi accolsero e... eccomi qui. Un giorno mi racconterai tutto per bene. C'è qualcos'altro? Vabbè, parliamo di tutto. Che cosa puoi dirmi di Ahmad ibn Musa? Figlio di un famoso astronomo. Ahmad, come i suoi fratelli, è un eccellente matematico, inventore ed erudito. Insieme hanno scritto il libro dei congegni ingegnosi, che descrive i loro macchinari meccanici. Perché si è unito alla causa? I Banu Musa erano legati ad al-Mutawakkil, ma poi rimasero disgustati dal califfato abbaside. Cosa accadde? Si rifiutano di parlarne. Dunque, non saprei. Ci sono molti motivi per essere disgustati dagli abbasidi. C'è qualcos'altro? Sì, allora, parlaci di sì, Abbasi. Cosa c'è di importante ad Abbasia? Ecco. Il distretto è il cuore del sapere di Baghdad. Vi si può trovare tutta la conoscenza del mondo. Ci sono luoghi da controllare? Segui le tracce, ovunque ti portino. Oltre alla Casa della Sapienza ci sono altri luoghi importanti. Assicurati di visitare i quattro mercati, l'osservatorio e la cupola dell'asino. Lo ricordo molto bene, l'osservatorio. Là incontrai il grande astronomo Al-Hawarizmi quando ero ragazzo. Eccellente! Infine, se vuoi dare sollievo ai tuoi muscoli stanchi, fai un bagno di vapore alla mamma di Abbasia. Dopo una notte passata a saltare fra i tetti, mi farebbe bene. C'è qualcos'altro? Vediamo, sì, parla dell'ordine. Sai dirmi qualcosa sui piani dell'ordine ad Abbasia? No, amico mio. Non più di quanto ti abbia già detto. Sebbene... no. Non credo che importi. Che cosa? Ogni indizio è un aiuto. Dai. Prima di andarsene, Ahmad ibn Musa disse qualcosa su alcuni libri spariti dalla Casa della Sapienza. Lo terrò presente. C'è qualcos'altro? Eh no, abbiamo parlato di tutto, quindi grazie, ciao. Grazie, Tabid. Per ora è tutto. Per ora. Ok, un punto talento dopo 300 anni, il primo punto talento. Cioè no, aspetta, non è il primo, però vabbè. Un punto talento. Allora, vediamo un po', possiamo mettere... puoi sbloccare un nuovo slot per uno strumento rivolgendoti a Banu Musa. Quindi potremmo sbloccare un oggettino di quelli, Oppure, incrementa la percezione di Enkidu e facilita la marcatura dei nemici. Oppure, capacità prontezza dell'assassino 1, aggiunge un segmento alla barra della prontezza. Ah già, che poi io non lo sto usando per niente questa capacità. La dovrei usare. Sì, prendo questa. Ce l'ho sempre piena e non la uso mai. Vabbè. E niente, allora Ahmad è scomparso, indizio scoperto, perfetto. Però prima di fare questa cosa, esamina l'ufficio di Ahmad alla Casa della Sapienza, che sta a 200 metri. Ma io prima di seguire il caso, però volevo sbloccare, ecco qui per esempio ci sta Rebecca. Volevo sbloccare tutte queste cose. Ci vogliamo seguire prima questo? Vabbè, seguiamoci questo. Casa della Sapienza. Damose. Vado in per di qua. Oh, ma dove vai? Ma ogni tanto c'ha delle impennate pazzesche. Fa un po' come gli pare, ciccio. Allora, dobbiamo andare in per di là di sotto, dai. Enkidu ci segue. Il nostro fedele Enkidu. Ok, possiamo anche scendere, ciccio, dai. Scrittorio, luogo scoperto. Bene, bene. Vabbè. Ah, questi li potrei per esempio... No. Sì. Bastava un dito più in là e
li potrei praticamente ingaggiare per attaccare delle guardie se ci fossero, ecco, tipo quelle, cioè il bisonte lì, vabbè. Posso prendermi questo coso senza che suscito la sua ira? Me ne vado. L'attività di traduzione. La. Ecco là, c'è un altro frammento, porca puzzola. Ma io sì, i frammenti dovrei prendermeli per conto mio, così non rischio di sviare da quello che sto facendo nell'episodio. Purtroppo, più forte di me, devo andare a aprire quelle altre due stanze. Ecco. Ecco. Un membro dei Tabin. Mm-hmm. Meglio indagare. Vediamo chi c'è vicino a lui. Ecco, sto mondo è quell'altro. Non è che viene qua? Bravo, leva di Ciucciariello, per cortesia, che gli animali in questo gioco mi stanno veramente remando contro. Un altro frammento. Ok. Damose. Damose. Allora, però noi dobbiamo andare di là. C'è proprio da... di là, dobbiamo andare di là. Vabbè, allora, Damose di qua. Là. Ok. Non voglio infastidire nessuno. Casa della Sapienza. Questa è la Sapienza, l'università? L'università? A Roma c'è la Sapienza, l'università. Rischio che mi... no? Mi attaccano in 700? No. Calmatevi, vi prego! L'incendio era piccolo ed è stato questa domato. Questa è l'ira di Allah! La gran parte dei libri è salva. Il pericolo è passato. Vecchio, chi ha appiccato l'incendio? Vecchio? Fasil Fahim è vecchio. Vecchio quanto la casa della Sapienza che egli guida. Perdonatemi, maestro. È stata alla fretta. Serve aiuto? No, l'incendio è stato spento dalla squadra di soccorso del maestro d'acqua. Che è successo qui? Chi ha appiccato il fuoco? Canaglie, suppongo. Nemici del califfato, per l'esattezza. Quali libri sono stati dati alle fiamme? È troppo presto per dirlo. Forse il custode dei libri potrà dirmelo. Dove posso trovare Ahmad? Io sto cercando Ahmad ibn Musa. Ahmad. Ah, sì. Ha una bottega qui, ma non ci siamo parlati di recente. La pace sia con voi, maestro. Devo andare. Devo ancora trovare Ahmad ibn Musa. Ma dovrei anche parlare con il custode dei libri alla biblioteca. Allora... ok, abbiamo scoperto. Allora, dopo che abbiamo chiuso questo... caso chiuso, la casa della Sapienza, cioè... trova il fratello scomparso, esamina l'ufficio di Ahmad. Allora, di qua però abbiamo qualcosa. Quindi, devo ecco, controllare il debito con me. Segui le tracce. Chiedi al custode dei libri. La biblioteca. Volevo leggere il Gaia. Aspetta. Dunque. Con lui ci abbiamo... no, questo è un altro. Salute a voi. Potrei chiedervi dove si trova lo studioso Ahmad ibn Musa? Mm-hmm. Ah, sì. Il più avventuroso dei Banu Musa. La sua bottega è qui alle mie spalle. Ma dai. Vi ringrazio molto. Allora, adesso che abbiamo concluso questo caso, magari andiamo a potenziare quello che dobbiamo potenziare. Perché fino adesso effettivamente non ho, ho potenziato la spada. Ehi, nove dita, sono qui. Nihal, che cos'hai lì, razza di ladruncola? Un libro. Sono riuscita a salvarne uno dalle fiamme.
Se ti pescano a rubare... Mi mozzeranno un dito. Anzi, no. Tutta la mano. Non è divertente. Allora non ridere. D'accordo, fai pure la spiritosa. Io ho altro da fare. Niente che ti riguardi. Oh, cose segrete degli occulti. Che cosa devi fare stavolta? Pugnalare? Uccidere? Pugnalare e uccidere? Quella è la tua specialità, Nihal. Anche se hai perso un dito, non significa che hai perso il tuo tocco. Strumenti e libri in quantità. Sembra la stanza di Ahmad. Ma lui dov'è? Allora, intanto prendiamoci il codice aggiornato, il metodo scientifico. Allora, esamina l'ufficio di Ahmad. Questa si è sposta. Lascia. Questa penso che la dobbiamo spostare in piedi di qua. Quindi aveva fatto un passaggio segreto. Lascia, grazie. Ok. Vediamo. Attenzione, indizio. Credo che Ahmad lavori a qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Ma a cosa? Magari qualche cosa per noi, che ne so. Tipo Leonardo, no? Quando ci faceva la macchina volante. Allora, vediamo qua. Ahmad firma ogni sua opera. Mm-hmm. L'autore è certamente lui. Eh sì. Riconosco il timbro, poi... Qui c'è roba da prendere. Qua. Libri. La lettera dice che sono libri per Ahmad. Mm-hmm. Ok, poi da qua. Un altro libro di poesie di Arib. David lo apprezzerebbe. Eh sì. È un libraio. Strumenti di misurazione. Li aveva anche mio padre. Mm-hmm. Ma questi sono di Ahmad. Diagrammi, strumenti e altre stranezze. Questa è di certo la bottega di Ahmad. Ma lui dove sarà mai? Allora, parla con l'assistente, quindi adesso... Perdonatemi. Dica. Posso aiutarvi? Sì. Sto cercando Ahmad ibn Musa. Mi sai dire dove posso trovarlo? Forse potrei aiutarvi. Seguitemi. Ma non è che questo ci frega? Segui l'assistente, dai. È la vostra prima visita alla Casa della Sapienza? No, io e un'amica ci venivamo di soppiatto. Imparammo a leggere nella vostra biblioteca. Tutti i giovani dovrebbero seguire il vostro esempio. I custodi che ci inseguivano ogni giorno tra gli scaffali non la pensavano così. Facevano il loro lavoro. E cosa avete studiato nella Casa della Sapienza? Io amavo la poesia e le storie epiche. La mia amica preferiva dei pagani e arti oscure. Interessante. Avete seguito la vostra passione di gioventù dedicandovi allo studio? Quando il mondo è così grande? No. Ora mi definirei un uomo in missione. Ah, bene. E la vostra amica, invece? No, no, lei è ancora in cerca di qualcosa. Ma cosa sia, non saprei proprio. Che peccato. A questo mi pare che ci sta prendendo in giro. Guardie, è calo. Aiuto! È calo, sapevo io. Porca puzzola, infasciatissima. Un attimo. Tutte idiozie già sentite. Vigore esaurito. Il vigore esaurito si riduce eseguendo schivate o attacchi. Se esaurisci il vigore non potrai schivare. Recuperi il vigore gradualmente col passare del tempo o effettuando parate riuscite. Arca. Ma se me levassi sti due di mezzo. Sei incastrato. Ma non sbilanciarlo. Levate Basim. Attenzione, guarda che io lo sapevo che era un trappolone. Allora questo morirai, dalle certo.
Non è certo poesia. Puoi fare meglio di così. Alle spalle, perché alle spalle è debole. Attenzione, attenzione. Attenzione. Non gli fa niente, lo devo aggirare. Dai, ma va, sì, no, si è rigirato. Vabbè, andava bene lo stesso, andava bene lo stesso. Ma mortacci, stracci tua. Ma mo io, sai che te faccio? Devi a pizze a due, devi a pizze, hai capito, cretino? Per favore, non fatemi del male. Ma era chiaro come stai a fregare. Ho teso una trappola. Dovrai ucciderti qui e ora. Risparmiate Hamid. Allora dimmi, dov'è Ahmad ibn Musa? Vi prego, io non so dove si trova. Davvero, dovete credermi. Allora perché mi hai teso un tranello? Lui, mi ha costretto lui. Ma chi? Lui chi è? Non è Ahmad, ovvio. Non conosco il suo nome. Indossa sempre una maschera. E cosa vuole da me, l'uomo mascherato? Mi ordina di tenere lontani tutti quanti dagli scavi della Casa della Sapienza. Oppure... Oppure cosa? La testa mi farà male. Come quelle degli altri. Vi prego, risparmiate il povero Hamid. Dove sono questi scavi? Nelle terre selvagge. Fuori dalla città. Ecco, vi disegnerò una mappa. Mm. Sto cretino. Ma era chiaro. Condurmi agli scavi. Ok, la mappa ci può condurre agli scavi. Bottega di Hamad, caso chiuso. Ok. Allora, qui a 140 metri c'è qualcosa. Caso svelato, sito degli scavi. Cos'è questa roba? Allora, trova il sito degli scavi. La mappa di Hamid si trova nel menu indagini. Storia di Baghdad. Ah, storia di Baghdad. E quindi? Allora, qui dobbiamo sbloccare un sacco di cose, eh. Allora, segui le tracce di fuoco. Trova il custode dei libri. Storia di Baghdad. Inventario. Vediamo un po'. Ho detto che ce l'abbiamo nell'inventario. Allora, ce l'abbiamo 6. Ne mancano 4, attenzione, attenzione, mancano 4 indagini. Ci sono sbloccate un bel po' di cose. Allora, vediamo un po'. Trova il sito degli scavi. Hamid mi ha fornito una mappa del sito degli scavi della Casa della Sapienza. Indizio non trovato, ci serve un indizio. Un uomo mascherato ha costretto Hamid al silenzio con le minacce. Uno strano disegno a cui Hamad sta lavorando. Ok. E niente, dobbiamo andare per di qua. Questo chi è? Trova il custode dei libri. Mortacci stracci sua. Il custode dei libri dovrebbe stare qua vicino, però, no? Proviamo un attimo. E infatti, eccolo qua. Andiamo un attimo dal custode dei libri, maledetto. Eh? Maledetto. Dov'è? De là. Possibile che a noi ci guardano in faccia ogni volta. Brava, pulisca signora, pulisca. Ci guardano in faccia ogni volta. Certamente non in Italia. Zona di esplorazione. Allora, qui c'è intanto roba, c'è un... Come si chiama? Un... Però dice che è qua. Vabbè, allora, mentre io faccio pulizia qui e poi magari mi vado anche a potenziare qualche cosa. E... Niente, io e Basim vi salutiamo, proseguiremo da qui e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.